finalmente anche il floating si fa sentire. E non si sa però che roba sia, galla così, forse una carpettola di quel dei due laghi. Il problema è che viene e arriva troppo facilmente. Io comincio a avere qualche timore, sarà il caso che cominci a aprire la frizione, perché sta arrivando, arriva, o è roba piccola piccola o è l'amur. No? È roba piccola piccola. Cellina! Deve essere una scardolina! Ma SS belli! Vediamo se alziamo di peso con il 20, no no, con il 18 forse sì. Oh! Ed è una bella scardolona! Colorata con le pinne rosse, che non ha resistito all'innesco dei chicchi di mais a galla con un amo enorme. La speranza dell'amur c'era allora, ma mi hanno detto è galla così. E guardate che bella scardoletta colorata. Sta ruttando. Ciao. Vai. Gli ridiamo subito, non facciamo la fotina per Instagram per questa. Perché e gli no? Ridiamo subito la libera. Perché mi sta cagando in mano. Tanto per, poi ha paura. Diamogli subito la libera. La combattività delle scardole. Uffa, uffa. E là. Già laggiù e stai andata, vai, torniamo in pesca. E Lorenzo, ancora attenzione in cattura, il lore. Noi di là siamo un pochino fermi in questo momento, ma dici che si sia mosso un luccio di là, che si è fermato tutto, cioè di là dove siamo, si è fermato tutto. Salve. Salve, come va? Bene. Avete un pegnato, sì, sì. Comodo seduto sul suo panierino Tobertini. Voilà. Bene ragazzi, avviciniamo questo splendido esemplare e ci rivediamo dopo. E ragazzi, c'è The Tinka. Io vado io a inguadinarla, perché eventualmente la faccio sfuggire, e invece no, è arrivata. Allora, scusate per le riprese, eccoci qua. E la portiamo sul materassino. Anche questa bella tinca, Tinkerbell. Ah, hai fatto bene a mettere il materassino vicino alle panchine. Noi ci mettiamo belli seduti comodi. Tutto calcolato. Comunque qui le tinche sono veramente di una bella pezzatura, eh? Sì. Guarda com'è. Bene ragazzi, la slamiamo e ci rivediamo per mostrarla in tutta la sua bellezza. Ed eccoci qua per mostrare nuovamente questa tinca in tutta la sua bella. È un po' incazzata. Ma sì. Incazzatina. Sì, perché. Poi c'ha questo suo muco che la rende un pochino morbida. Eccoci qua ragazzi, fotina per Instagram. Ha ruttato, lo sai? E andiamo a ridare la libertà. Guarda che bello. Lì ha fatto un po' di combattimenti sta lima, eh? Uh-uh. Però le labbra sono perfette, sì, sì. Una bocca che è veramente spettacolare. Mamma mia, che... Si chiama muco, muco protettivo, il bagnarsi le mani aiuta appunto a rimanere meno muco sulle mani e a levarne meno i nostri amici pesci. Però anche se ti bagni le mani c'è poco da fare, un po' di moccetto te lo lascia sempre. Dai che siete abituati alle brame del Taos, via! E libertà anche per questa bella tinca. Con che esca ha catturato questa bella tinca? Con il mais. Quale mais? Il mais di Nicola. No, il mais di itinerario di pesca. Che bella felpina, tra le altre cose. Vai, ci rimettiamo in pesca ragazzi, in cerca di nuove ed emozionanti catture, sperando nel biggone a floating e nei ragazzi del bus che sono, vedete, dalla parte di là con la barca. Tanto vedrete poi le immagini anche dalle loro action cam e dalla loro telecamera. E sono lì tutti belli impegnati. Vai, ci rimettiamo in pesca. E ancora il lure in cattura. Attenzione, intanto di là ci abbiamo delle mossettine. Vai. Sarà un po' fermata la situazione, ma è ripartita, dai. Io non ho portato la fotocamera, però. Tanto portiamo la guadina. Sembra combattiva la ragazza.
Bello, guardate Veronica che dice: ora tocca a me fare la cattura, e si guarda le gambe invece di guardare la vetta della canna. Oh, guarda che bella tinca. Vada, vada. Vuoi mettere la guadina? Ah sì. Vai. Oh, sono rimasto agganciato, scusa. Vai. Oh, per là. C'è. Che c'è il tincone, il tincause. Con che l'ha presa questa tinca? Mi dico. Con il mais. Il mais oggi è killer bite. Io ho provato a mettere una tambolina al cioccolato bianco per vedere un attimino, perché mi si era fermato tutto col mais. Ma non so. Vai ragazzi, slamiamo, vado a prendere la fotocamera per la fotina per Instagram. E siamo pronti alla libertà anche per questa splendida tincona. Ah, che l'era incazzata finora, si è calmata giusto giusto. Spinners, come va? Molto bene, sono venuto a chiamarti, all'opera più come spinner. Orco canelone il culo allora. Allora, le canne già ce le tutte attrezzate. Ce n'hai tre. Adesso ti diverti a fare un po' di baby bass. Intanto liberiamo questa invece mother tinka. Bella. E non ne sono uscite tantissime, sono uscite 6, se non mi sbaglio. E questa è la quarta che prendo. La quarta è la 4 di qua e 3 di là. E là è un paio di scatole. Vai. Via, proviamo ad andare a fare un po' di spinning. Allora, cambia batteria e in bocca al lupo. E dopo una lauta pausa pranzo, piadine e salsiccio, a Veronica floating nel Verro, nuovamente in cattura. Dopo ci fa vedere anche la montatura. Tenga un pochino più tirato perché la vedo un po' morbidina. Vai, avviciniamolo. Sto usando dolce. Si sta avvicinando la cattura di Veronica, cosa sarà mai? Tan tan tan. Puoi ritirare un pochino, c'è la vetta completamente dritta, stai lasciando la tensione e rischi di perdere. È una scardolina che ora Veronica la sta mandando contro l'altro filo. Grazie, perfetto, ancora. Lui ha slamato? Una bella. Eh no, ma chiamare magari no. Via, noi prendiamo un po' di alga. Veronica, stai pure seduta lì, vai tranquilla. Opla. Vai, intanto che Veronica slama la scardola con l'insalata, noi torniamo da Lorenzo. E allora, oh, e su pigliale tutte, sì. Guarda che bella tinca. Cioè, è stata ferma finora? Sì, sì, va. Vai. La mostriamo in tutta la sua bellezza. Ora gli facciamo una fotina. Pronti per la libertà. Bella veramente. Questa mi sembra la più grossa che ho preso oggi. Secondo me prima le avevi prese anche un po' più grossine. Ma non lo so, eh. Guarda, tanto si rivede. Ah, andiamo da Veronica. Se lo sapevo che oggi si ricominciava così. Oh. Sì, bella scardetta anche per la vera. E gli ridiamo la libertà. Vai. Dicevamo di essere fermi con le tinche. E Veronica, scusa amore, lì starebbero dando e io dormivo perché era preparare la cannina, la floating che era ripartita con la scardoletta. E niente, avviciniamo questa bella creatura e ci vediamo per la guadinata. Un bel tin caos dei cosi di un bel tin caos. Allora speriamo che non si arrabbia andare arriva al guadino. Sembrerebbe stanca signorina, sì. È arrivata un'altra bella tincozza. Deve essere registrazione? Penso sì. Incazzato, lavoriamo le mani per tranquillità. Ma no, ok, vediamo se riusciamo a slamarla senza troppe difficoltà. Eccoci qua, lì togliamo filini e filamenti. Che stai facendo?
e faccio l'allegro snodatore. Eccoci qua, pronti a mostrare anche questa bella tinca. Là! Siamo? Vai! E andiamo a ridare la libertà anche a lei. Il tuo occhio rosso, che combattiva, è pronta a riprendere la libertà. Via! Cane! Priglia! E tra gli faccio una ripresina sott'acqua. Fuga! No, come i capitani del tempio, via! Dai ragazzi, rimettiamoci in pesca, ma adesso facciamo vedere prima la voltatura del floating header. C'è un po' di bava ragazzi addosso. Allora, montatura del floating feeder, montatura molto semplice, uno stopperino nella parte alta per fermare la battuta del nostro Aspetta. Floating feeder, chi lo cercava altrove. Sì. Un girella con moschettone ammortizzata, sgancio rapido, finale lungo di circa un metro, amo un pochino più robusto dell'8 perché cerchiamo eventualmente una cattura di taglia, e il nostro rig multinesco al quale andremo a collegare due chicchi di mais. Riempiremo il pasturatore con mais sempre ed un tappino di pastura e si andrà a sfaldare a creare una piccola nuvola e successivamente il mais farà il resto dell'effetto pasturante. Utilizziamo, come facciamo sempre, uno stopperino nativore, in questo caso fatto con una foglia, il gambo di una foglia, eccolo qua, ed ecco che il nostro innesco è pronto. Se me lo fai vedere. Hai ragione, scusa. Eccolo qua. Ok. E siamo pronti, se riesco a snodare sulla canna da pesca, a lanciare. Dove lanciamo? In questo caso l'azione di pesca, dato che peschiamo su una linea di 15-20 metri, è sparare come se non ci fosse un domani a distanza, fin dove riusciamo ad arrivare col nostro floating, perché gli Amur ci ha spiegato Thomas, Francesco, Lorenzo, che stanno dalla parte opposta del lago. Io non ci arrivo e dove arrivo non lo so. Ciao ragazzi.